Io sono Radichi Bernardetta, la presidente del CESP, e da gennaio ho avuto anche l'onore di essere presidente del Formedil Umbria, perché abbiamo costituito questo ente. Per me è un piacere essere qua e ringrazio a tutti per la vostra partecipazione. Il mio è un intervento introduttivo, ma un semplice saluto. Vorrei innanzitutto ringraziare i consiglieri del Formedil, il presidente e il vicepresidente, la Commissione Nazionale del CPT per aver scelto la nostra regione per organizzare questo evento con questo appuntamento annuale. Questa per noi è una iniziativa che riveste una particolare importanza anche per focalizzare l'attenzione sul tema della ricostruzione a seguito dell'evento sismico che purtroppo la nostra regione ha subito. E c'è molto bisogno di questo, visti i numeri assolutamente deludenti di concessioni rilasciate e di cantieri aperti nel territorio del cratere, ormai da oltre 2 anni. C'è bisogno di prendere di petto tutte le problematiche, gravi e meno gravi, che stanno purtroppo ingessando la ricostruzione del centro Italia, così vanificando tutte le risorse che sono state in questo momento messe a disposizione. Noi comunque come ente stiamo lavorando, nonostante questo immobilità, sia con gli enti nazionali, quindi con l'INAIL, ma anche con la Regione dell'Umbria, perché stiamo costruendo dei modelli che si stanno sperimentando nel cratere e speriamo che diventeranno buone pratiche per far sì che i cantieri edili, e non solo quelli della ricostruzione, ma anche tutti gli altri cantieri, vengano gestiti nella massima sicurezza, utilizzando personale selezionato dagli enti bilaterali e formato anche sulle tecniche innovative di cui poi seguiranno gli altri relatori. La nostra regione ha finanziato un progetto per applicare all'interno dei cantieri della ricostruzione, denominato cantiere complesso, che è già stato sperimentato con un altro precedente progetto, finalizzato a coinvolgere in modo attivo i lavoratori, lavorando soprattutto sui comportamenti. Perché, come sappiamo, non sempre la responsabilità degli incidenti è del datore di lavoro. Inoltre, come CESF, abbiamo organizzato e siamo stati assegnatari di un bando tramite l'AICS, e quindi praticamente è un bando tra il CESF, il Comune di Gubbio, l'Associazione dei Costruttori Giordani, l'Associazione dei Costruttori Palestinesi. Stiamo formando 70 ingegneri qua in Umbria e il prossimo anno inaugureremo 2 scuole edili, una a Amman e una in Palestina. Per me è un grande onore perché comunque portiamo la formazione anche nel Medio Oriente in territori che veramente ne hanno bisogno. Inoltre, ritornando sempre al territorio, stiamo portando avanti anche un progetto per definire tutti i corsi sull'uso delle linee vita e sulle demolizioni. Abbiamo, l'INEL ci ha sempre finanziato un progetto per far sì che le imprese vengano supportate in modelli organizzativi da asseverare poi a cura del CPT. E con questo progetto, anche grazie alla premialità destinata alle imprese asseverate, le parti sociali di Perugia hanno inserito nel contratto integrativo, cercando di dare un forte impulso alle imprese perché decidano di asseverarsi. Inoltre, con il CNCPT abbiamo costituito un coordinamento degli enti del cratere per gestire in modo uniforme i servizi a partire dai sopralluoghi nei cantieri. Con il Formedil stiamo lavorando sulla piattaforma BLEN per rispondere al decreto 189 che prevede la costituzione di liste di lavoratori da impiegare nella ricostruzione. Infine, anche grazie all'ordinanza 58 del commissario per la ricostruzione, nei cantieri del cratere si sta applicando la stessa congruità che in Umbria ha consentito di gestire la ricostruzione post-sisma nel 97,
garantendo soprattutto regolarità e sicurezza nei cantieri. L'Umbria, infatti, è la regione che con la legge regionale 30 del 98 ha istituito il DURC, documento unico di regolarità contributiva. Tale certificazione, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne INPS, INAIL e Cassa Edile e verifica sulla base della rispettiva normativa di riferimento e rappresenta una grande innovazione amministrativa sia sul controllo degli appalti ma soprattutto sul controllo della congruità. Ribadisco dunque l'importanza che riveste la scelta di questa sede per l'appuntamento di oggi, perché sono convinta che il territorio del cratere debba diventare sempre di più un laboratorio dove sperimentare iniziative e progetti che diventino un volano per rilanciare il settore edile più sicuro, regolare, qualificato e moderno. Propongo sia al Presidente che anche al Vicepresidente che questo evento si rinnovi ogni anno qui, in questa regione, in ricordo del mio Presidente Massimo Calzoni. Come riconoscenza per la sua professionalità e il suo impegno che ha dimostrato nella sua attività. Grazie di vero cuore. Arrivederci.